Buonasera a tutti. Ho voluto fare questo video questa sera per essere più chiaro nelle spiegazioni e per raccontarvi quello che andremo a fare. Oggi abbiamo fatto il sopralluogo con l'ASL ed è stata approvata l'ala comunale di Cavalmaggiore per fare le vaccinazioni agli over 80 questo sabato. Quindi le persone sopra gli 80 anni verranno vaccinate a Cavalmaggiore questo sabato. Chi verrà chiamato? Verrà chiamato chi non ha ancora avuto la prima dose, chi non è già prenotato, quindi non ha già un appuntamento per poter fare la vaccinazione a Savigliano, e chi non ha avuto il Covid negli ultimi 3 mesi. Quindi chi ha avuto il Covid negli ultimi 3 mesi non verrà chiamato in questa vaccinazione. Come avverrà la cosa? Domani mattina o domani nel primo pomeriggio verrete contattati telefonicamente per avere la conferma che siate intenzionati a venire vaccinati. Chi dà la conferma venerdì riceverà a casa un plico di fogli, una documentazione che dovrà essere compilata e portata con sé sabato mattina. È fondamentale e lì verrà dato un orario in cui dovete presentarvi, mi raccomando, dovrete essere puntuali. Verrà chiusa tutta la piazza in fronte all'ala comunale, quindi e sarà predisposta solo per far parcheggiare le persone che devono recarsi al vaccino. Quindi state tranquilli, avrete il parcheggio e potete essere comodi e agevolati nel recarvi sotto l'ala. Vi consigliamo vivamente di portare con voi un parente o una persona di fiducia, sia perché così sarete più tranquilli, sia perché c'è sempre un momento dopo il vaccino in cui bisogna aspettare un attimo, magari nel senso che sarete un po' agitati. Quindi è importante che avere un accompagnatore. Questo video naturalmente non lo faccio solo per gli ultraottantenni che sono chiamati alla vaccinazione, ma lo faccio per tutti i parenti e familiari che possono acquisire queste informazioni. Quindi non mettetevi nei prossimi giorni a telefonare in comune per chiedere di essere prenotati o per sapere quando è il vostro turno. Saremo noi a contattarvi e faremo in modo di arrivare a tutti. L'elenco è quello che ci è stato fornito dai medici di base. Se non venite chiamati, vuol dire che avrete a breve la chiamata della vaccinazione in ambulatorio, quindi nel senso che siete già in quell'elenco lì a breve, oppure perché ci sono delle motivazioni specifiche. Voglio ringraziare l'ASL per averci dato fiducia, i nostri dipendenti comunali che si sono messi a pieno servizio, la Croce Rossa di Racconigi, la nostra Protezione Civile e tutti i volontari che a vario titolo ci stanno dando una mano. Questo avviene, lo stiamo facendo in pochissimi giorni, ma abbiamo voluto veramente cogliere l'occasione di poter vaccinare i nostri ultraottantenni a Cavalmaggiore.